22ª stagione nel Parma, che cosa ti porti dietro della prima stagione, la stagione sfortunata che è finita con la retrocessione? Che cosa ti è rimasto dentro? A ver, hicimos, facciamo una temporada più o meno a eso che arrivò il tecnico nuovo con meglio expectativa, podemos andar mejor, supongo, trabajamos más en lo específico. Y eso es lo que nos va a mejorar, que es lo que no teníamos antes. La scorsa stagione è andata così, ora è arrivato un tecnico nuovo, stiamo lavorando più nello specifico, sicuramente possiamo migliorare. Sul piano personale, tu ti sei sentito comunque migliorato dalla stagione che hai fatto? Hai giocato 9 volte nel Parma, poco. Però allenandoti, affrontando campioni, allenando i tuoi compagni, sei cresciuto? Sì, io credo che sì. Más por seguei e tuve 3 lesioni. Y eso no me provocó jugar y me sentí un poco mal, pero bueno, ahora empezamos de cero y el técnico tiene confianza en mí, así que apoyaremos en eso. Sì, credo di essere cresciuto. Il problema è che da quando sono arrivato ho avuto dei problemi fisici, però ora si riparte da zero, il tecnico ha fiducia in me e quindi ci sono tutti gli elementi per fare bene. Sta cambiando decisamente il modo di giocare di questo Parma. Come ti trovi tu come difensore centrale? Sei chiamato ancora di più a impostare il gioco usando i piedi, no? Sì, suppongo che ora è molto mejor. Sabemos las cualidades que intenta hacer el técnico. Nos hace trabajar mucho mejor, muy intenso y siempre teniendo la pelota y provocando espacios. Sì, sappiamo quali sono le qualità che il tecnico vuole, ci fa lavorare, a mio modo di vedere lavoro molto meglio, ci fa lavorare molto con il pallone, quindi direi che è assolutamente positivo. Anche per giocare sempre meglio in questo nuovo Parma, tu in che cosa pensi di dover ancora migliorare sul piano tecnico, fisico, tattico? Su che cosa stai lavorando in te stesso? In questo momento stiamo lavorando in tutto, fisico, specifico. Si queremos llegar a volver a la Serie A hay que darle con todo. Stiamo lavorando sotto tutti i punti di vista, fisico, tecnico, mentale, anche perché se vogliamo tornare in Serie A dobbiamo lavorare veramente su tutti i fronti. Senti, ho letto che fino a 14 anni giocavi da centravanti. Sei contento adesso di aver fatto difensore o magari ogni tanto ti piacerebbe tornare al vecchio ruolo? Sì, antes jugaba de 9, pero bueno, poi mi fueron tirando dietro e ahí estoy contento en prisión, sí, pero de vez en cuando me dan ganas de ir para adelante. Sì, ho iniziato a giocare come numero 9, come attaccante, e dopodiché mi hanno tirato piano piano indietro. Sono molto felice del mio ruolo, anche se ogni tanto non nego che mi viene voglia di andare avanti. Magari quest'anno riuscirai anche a tirare una qualche punizione in più, perché hai un bellissimo piede, un tiro forte. Hai già chiesto magari di calciare qualche punizione? L'anno scorso magari c'erano Aldo, c'erano altri. Se si dà la possibilità, sì. Dipende da quello che il tecnico pida in cada tiro libre. E se si dà la possibilità, sì. Se ci sarà la possibilità, senz'altro, dipenderà molto da quello che il tecnico dirà, il mister dirà a ogni punizione, sì. Però se c'è la possibilità, assolutamente sì. Senti, c'è un altro ragazzo che è arrivato all'Argentina come te, che è la seconda stagione nel Parma, e che è Brunetta. Ecco, secondo te lui potrà, come speri di fare tu, trovare più spazio quest'anno? Lo vedi meglio anche lui quest'anno? Sì, io credo che sta molto meglio mentalmente. L'anno passato non gli dieron tante possibilità, però él demostrò che è un gran giocatore. Sì, lo vedo molto meglio, anche soprattutto mentalmente. L'anno scorso non sono state date molte possibilità, però ora credo che abbia tutte le carte in regola per far bene. Quest'anno l'Argentina ha vinto la Coppa America. L'hai seguita, hai tifato, sei contento e c'hai un pensierino arrivare a giocare nell'Albiceleste? Sì, la verdad che sì, molto contento, ho seguito tutti i partiti e sempre sta il sogno di stare nella selezione e a eso aspiramos.
Sì, ho seguito tutte le partite, il sogno di giocare nella nazionale del proprio paese è sempre presente ed è la nostra aspirazione, il nostro obiettivo.